può trasformarsi, la storia non si ripete mai uguale, certo che non tornerebbe un dittatore degli anni 20 in Italia o degli anni 30 in Germania, ma che ci sia da capire che nel popolo, non sempre quello che noi crediamo consegnato per sempre come fondamento della democrazia sia perdurante, il film secondo me fa capire questo, magari lui non tornerebbe. Ma qualcuno che prendesse il potere, guadagnando consenso, ha ragione il regista a raccontarci che la prima parte del film dimostra che il consenso può crescere anche semplicemente dicendo alle persone quello che vogliono sentirsi dire, parlando alla pancia delle persone. E come è nato, se no, il consenso dei dittatori? Sia nel caso della Germania che nel caso dell'Italia. Sono state dette delle cose che gli italiani ritenevano giuste. Il problema della politica è dare soluzione non sempre facendo piacere a tutti gli italiani. Per cui, secondo me, il film dice una verità sulla quale bisognerebbe interrogarsi con più forza, anche, ma quello è una mia personale partita, impedendo che qualcuno in questo paese possa fare apologia di fascismo liberamente. Allora, Fiano, l'ho fatto aspettare un po' e parlare, ma sono molto contenta che abbia parlato perché ha detto cose di grande intelligenza e buon senso. Mauro.